Praticamente prima nel 65 c'era qua lo Smith, no? Che facevano già, hanno cominciato già i miei nonni, poi il mio papà, mia mamma. Ovviamente la cosa era aperta una settimana, un paio di settimane, mentre mio papà lavorava anche in porto, poi prendeva le ferie, comunque coltivava anche vigneti a casa e poi si vendeva in Osmita. Una volta che diciamo, è andato in pensione, poi ha voluto piantare altri vigneti e fare le cose più in grande, abbiamo aperto un agriturismo, abbiamo ristrutturato la cosa, messo un po' a posto e Quindi diciamo c'è proprio la che stalla. questa una volta era la stalla. C'era fino a qui, qui c'erano le mucche, qui c'era un garage. Senti, oggi invece è un luogo d'accoglienza. La gente viene qui a mangiare. Piatti molto semplici, tipici, gnocchi, la jota, La jota, crostino. buonissimo. La jota l'ha provata poi, perché sono due cose similari, ma l'ha provata pure che la La jota bovada si chiama più usanza in in Friuli Friuli, esatto. che di Raffaele. Invece la jota è di Crauti, Esatto. Crauti acidi. Poi lì sono appese tutte le cose vecchie, pensi di una volta. E lì sopra c'è anche quel famoso da due litri che parlavo Ah, prima. ecco lì, sì. Ecco, Poi c'è le lampade a carbone, divisore delle date, come una volta portavano con quelle che portavano di piante. buongiorno, signore. Questa è la nostra cantina, scavata nella roccia, nella dura pietra carsica, fatta negli anni 96. E qui teniamo vitrus, scamarra, radia e terrano. I nostri vini abbiamo fatto macerazione, 3 settimane di macerazione a contatto con le bucce, e poi invecchiamo 2 anni in botti di legno. E facciamo un travaso, il primo travaso lo facciamo nel mese di agosto e fanno il secondo anno in botte e poi il secondo agosto vanno Bella strada di pesca che hanno, questo in bottiglia. Guarda, io ne abbiamo, diciamo, una tradizione che uso ancora a fare di lavare le botti con acqua calda e mele cotone. Quindi può darsi che qualche settore forse sia dato anche da quella mela cotone, ma non so. E così. Questa è la Vitosca nel 2008. A me interessa perché questo è l'espressione diretta dal vinico. Io lo verso, può piacere, non mi interessa un cazzo. A me mi piace e questo è l'espressione più diretta che viene dal vinico. Poi, che piace, non piace, può anche avere difetti, non mi interessa un cazzo. Tu lo bevi, proprio. Non ho fatto questo vino per avere il miglior vino del mondo, non ho fatto questo. Non ho fatto questo per avere un grande vino, non ho fatto questo per avere un vino vivo che abbia un'anima, che abbia certe cose. Quante bottiglie? 93, per essere puntuale. Annata. 2008. Vito. È nata da vigneti a Pergola, 2008,
senza sensazioni, senza travasi, due anni a contatto con le buche, tappata a mano, senza nessun stabilizzante, senza nessuna cosa, e unicamente messa in bottiglia e fatta invecchiare. Questo è quello. Unicamente per, solo per aperta, non in vendita, solo per gli amici che bevono, che apprezzano il modo del vino. Allora, la differenza tra un vino e l'altro, questo, sempre essendo tutti e due naturali, questo ha fatto meno macerazione, si parla di 3 settimane, un travaso nel mese di agosto e un po' di aggiunta di solforosa al momento dell'imbottigliamento. Questo è allo stato puro, praticamente non ha fatto travasi, ha fatto la macerazione per 2 anni, sempre una botte chiusa a contatto con le bucce, senza aggiunta di solforosa. Questa è l'unica differenza tra questi due. Questa è una linea diretta tra vigneto e bottiglia. In cantina lavoro zero.